Buongiorno ai nostri videoascoltatori di Italia Medievale. Prosegue la nostra rassegna di presentazioni di novità editoriali in video. E oggi abbiamo il piacere, ma un vero piacere, di avere con noi Cristian Guzzo, perché ha appena pubblicato un libro assolutamente imperdibile. Si tratta di I Normanni e la guerra. 192 pagine con inserto a colori per solo 17 euro, edizioni e penne papiri 2020, quindi non fatevelo sfuggire e a maggior ragione seguiteci, perché adesso ne parliamo e così vi rendete conto. Quindi io non rubo altro tempo all'autore, un ringraziamento a tutti, ci sarà anche una sorpresa all'interno di questa videoregistrazione, lo scoprirete dopo. E per adesso la parola a Cristian Guzzo. Grazie. Grazie a Maurizio Calì, infaticabile propugnatore del Medioevo italico, per avermi invitato a questa graditissima intervista che faccio volentieri, perché in un periodo come quello che stiamo vivendo, ovvero sia un periodo flagellato da questo coronavirus, la cultura deve andare avanti, deve procedere, e questo è un ottimo modo per poter effettivamente far transitare le idee, anche se purtroppo attraverso internet, e diffonderle alla collettività. E il libro che stasera mi appresto a presentare, con la collaborazione di Maurizio e di una persona della quale traccio il nome, ma che poi appunto si paleserà come un ectoplasma, è appunto I Normanni e la guerra. Ciò che è sicuramente più importante di questo testo è il sottotitolo: persistenze nordico-boreali nella conquista del meridione d'Italia, secoli XI e XII. Perché dico che il sottotitolo risulta essere la cosa più importante, la classica ciliegina sulla torta? Perché il mio testo in qualche maniera ribalta alcune di quelle che sono le teorie universalmente accettate circa la conquista del meridione d'Italia, intesa come espressione tipicamente franca di un'invasione che fu portata appunto da questi homines boreales, come venivano definiti i normanni, agli albori del X secolo, agli albori del XV secolo, e come derubricandola in qualche maniera dall'elemento franco e cercando di portare l'attenzione più su quello che fu l'elemento nordico, ovvero sia scandinavo, che contraddistinse questa conquista. Ma in che senso? Cioè, scandinavo, nel senso che comunque l'elemento scandinavo, l'elemento nordico, venne vissuto in maniera archetipica. I combattenti che arrivarono nel meridione d'Italia intorno al 999 dopo Cristo, se dobbiamo prestare fede a quelle che sono appunto le testimonianze documentarie di Amato di Montecassino, erano sicuramente dei franchi, cioè delle popolazioni che in qualche maniera dalla Scandinavia erano giunte in Normandia, avevano assimilato la cultura franca, in particolar modo attraverso il contatto con quello che erano state poi le donne franche, con le quali questi signori che provenivano dal nord Europa avevano intessuto delle relazioni non sempre matrimoniali, alcune volte anche di carattere legate un po' al concubinato, e questo elemento culturale etnico franco aveva finito nel corso degli anni per imporsi sull'elemento tipicamente nordico, sull'elemento tipicamente scandinavo, che però era in realtà rimasto piuttosto saldo a livello, diciamo, di radici nelle saghe, nelle leggende e nella cultura orale che nella Normandia del tempo era sopravvissuto. Non ci dobbiamo dimenticare che il personaggio sicuramente principale, il protagonista della creazione del Ducato di Normandia, ovvero il famoso Rollone,
si converte al cristianesimo, diventa vassallo del re di Francia, in punto di morte, in articulo mortis, decide di sacrificare un certo numero di schiavi cristiani alle antiche divinità pagane che apparentemente aveva abbandonato, ma che in realtà risultavano ancora essere piuttosto vive e vitali in quello che era l'immaginario collettivo di queste popolazioni. Se dunque è vero che i normanni abbracciano il cristianesimo, sotto certi aspetti è anche vero che il cristianesimo, come ha sostenuto Allen Brown, diventa una spolverata di cristianesimo, un cristianesimo di facciata che in realtà nasconde un paganesimo archetipico ancora piuttosto importante, ancora piuttosto radicato nella loro cultura. E questo lo vediamo non solo dal fatto che i normanni restano almeno fino al 1013-1014 profondamente legati alla Scandinavia, da cui arrivano ancora in Normandia delle truppe che servono nell'esercito ducale, ma soprattutto nel fatto che in qualche maniera anche nella nomenclatura di questi uomini d'arme che giungeranno nel meridione d'Italia sussistono delle vestigia di questo mondo pagano piuttosto forti. Pochi sanno che, ad esempio, il famoso cognome Troisin, che è piuttosto noto perché è associato al defunto Massimo Troisi, è un cognome che deriva da un termine normanno che ha origini non franche, bensì scandinave, e sarebbe Thorstein, che in qualche maniera poi viene latinizzato in Troisius e Trostanus, fino a diventare appunto poi un cognome piuttosto comune, in particolare in area campana, ma che deriva decisamente dal mondo nordico. O addirittura Freimondo, in varie varianti che sono state esaminate da Léon Mélanger negli anni 70, è un termine che viene praticamente dalla divinità Freya. E quindi vediamo come questi cavalieri che giungono nel meridione d'Italia non portano soltanto un retaggio di carattere franco, ma un retaggio di carattere scandinavo, piuttosto archetipale, se così possiamo dire, piuttosto in sottofondo, ma che resta piuttosto radicato nei normanni, o meglio, nei primi normanni, in quelle masnade che ricordano vagamente quelle che accompagnavano Odino, che giungono nel meridione d'Italia agli albori dell'anno 1000. Amato di Montecassino ci riferisce che le prime compagnie di normanni arrivano intorno al 999 d.C. I vari cronisti, bene o male, sono tutti quanti concordi in qualche maniera nel datare l'arrivo di questi cavalieri, o meglio di uomini d'arme, nei primi anni del 1000. Ma Amato di Montecassino evidenzia qualcosa di molto molto importante quando racconta che i normanni giungono sulle coste della Campania in qualità di pellegrini provenienti dalla Terra Santa vengono depredati da bande di saraceni che in illo tempore imperversavano in quella zona dell'Italia. Cosa succede? Che piuttosto sgomenti per ciò che era avvenuto, si rivolgono alle autorità longobarde chiedendo armi e cavalli, con i quali volevano in qualche maniera riparare all'affronto e al torto subito, soprattutto al torto dato all'onore di uomini d'arme quali essi erano, inseguendo e quindi recuperando il maltolto che nel frattempo veniva portato via da questi saraceni. Effettivamente così avviene, riescono in qualche modo a raggiungere questo contingente saraceno che fuggiva con il maltolto e riescono a recuperarlo. Le autorità longobarde sono piuttosto colpite da questa grande perizia d'armi di questi cavalieri e chiedono, li esortano a rimanere nel meridione d'Italia, cosa che loro non fanno, però vanno via con la promessa che avrebbero mandato dei loro compatrioti nel sud Italia. Ora, non abbiamo possibilità di stabilire la veridicità di questo racconto, anche perché i vari cronisti, da Guglielmo di Puglia a Goffredo di Malaterra, danno delle versioni piuttosto discordanti circa l'arrivo dei primi normanni. Ma ciò che è importante è che
molto probabilmente i primi normanni che giungono nel meridione d'Italia erano dei mercenari che venivano da Bisanzio. Cosa succedeva? I bizantini avevano necessità costante, continua, di assoldare truppe che combattessero al loro soldo. L'impero bizantino aveva una estensione importante e che richiedeva naturalmente la difesa dei confini, questi confini che molto spesso erano rarefatti perché venivano costantemente intaccati da popolazioni che tentavano di penetrare all'interno dell'impero, o, diciamo così, all'interno di quello che può essere un limes tardo dell'impero romano d'Oriente. Ricordiamo che i bizantini si definivano romani, quindi in ogni buon conto dobbiamo considerarli effettivamente romani. E quindi è molto probabile che questi normanni avessero abbandonato la loro terra d'origine per recarsi presso il Bisanzio, presso la corte dell'imperatore di Bisanzio, per servire in cambio di un soldo mercenario e stessero tornando attraverso l'Italia nel nord della Francia. Quindi se questo fosse vero, potremmo effettivamente datare l'arrivo di mercenari normanni, quindi provenienti direttamente dalla Normandia, molto prima di quanto gli storici abbiano fatto. E che cosa succede? Che l'arrivo dei normanni nel meridione d'Italia crea un'osmosi necessitante fra le due culture, ovvero sia fra quella nordica e quella autoctona. I normanni, che erano persone sicuramente intelligenti, avevano dei condottieri piuttosto lungimiranti, avevano ben compreso che la loro cultura era una cultura sicuramente inferiore sotto tutti gli aspetti rispetto a quella bizantina, che poteva vantare millenni di tradizioni, tradizioni che venivano peraltro gelosamente conservate. Quindi quando i normanni giungono nel meridione d'Italia cercano di, prima di tutto, di combattere i bizantini, e quando patiscono le prime sonore sconfitte ad opera di generali capaci che venivano mandati dall'impero nel meridione d'Italia, cominciano a comprendere la necessità di penetrare la cultura bizantina oltre che di combatterla. Ecco che anche da un punto di vista di militare si evolvono. Il loro modo di guerreggiare cambia, perché il contatto con i greci gli consente, ad esempio, di apprendere quelle che potevano essere le tecniche di carico sulle navi delle cavalcature. Faranno che sarà utilissimo quando nel 1066 i normanni, con Guglielmo il Conquistatore, porteranno la volta dell'Inghilterra per invaderla e conquistarla a danno del re sassone Harold. Imparano ad esempio a organizzare gli accampamenti, e questo sarà altrettanto utile proprio in occasione dell'organizzazione della spedizione che parte dalla Normandia. L'organizzazione degli accampamenti era fondamentale, perché i bizantini avevano un ordine maniacale che gli consentiva di raccogliere, ad esempio, le cavalcature tutte in un punto del campo, le armi tutte in un altro, in modo che nel caso di sortite potessero intervenire immediatamente per recuperare le armi piuttosto che le cavalcature, e avere in questo modo una reazione all'attacco dei nemici che potesse essere efficace. Ecco perché molto probabilmente i normanni che giungono nel meridione d'Italia assorbono moltissimo da quelle che potevano essere i manuali fondamentali e sostanziali della cultura bizantina, tra cui lo Strategicon dello Pseudo Maurizio, che è pregno di indicazioni preziosissime da un punto di vista militare e da un punto di vista soprattutto logistico. Ora, essi incontrano i bizantini, ma incontrano anche quelli che sono poi effettivamente dei loro cugini o dei parenti prossimi, che sono i contingenti variaghi. Come ben sapete, le truppe variaghe erano delle truppe che venivano a soldare dall'impero di Bisanzio e che provenivano in particolare dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Danimarca, quindi diciamo da quelli che possono essere i paesi, diciamo, del nord Europa, che
in virtù del fatto che erano toccati da climi piuttosto proibitivi, non potevano per forza di cose garantire la sopravvivenza a queste corrosive miscele di inquieti guerrieri che popolavano queste terre. Tenete presente che quando le grandi migrazioni predatorie, o meglio transumanze predatorie dei vichinghi hanno termine, queste popolazioni preferiscono molto più trasferirsi nelle terre bizantine per combattere al soldo degli imperatori piuttosto che continuare con quello che era il loro modus operandi, cioè razziare territori che poi naturalmente venivano devastati per poi ritornare nella madre patria. Si trattava naturalmente di economie precarie, perché a lungo andare questo naturalmente non dava dei frutti che in realtà dovevano essere duraturi, per cui la carriera di questi viariati era sostanzialmente articolata in questo modo. Costoro si recavano in queste terre a combattere per gli imperatori bizantini e tornavano poi, dopo un certo numero di anni di servizio, proprio nelle loro terre di origine, ricchi e carichi di doni, oltre che naturalmente di una cultura della quale naturalmente venivano letteralmente impregnati e che poi portavano nel loro paese di origine. Nel momento in cui quindi i Normanni giungono nel meridione d'Italia e a partire dal 1018, ovvero sia dalla battaglia di Cannes in poi, si raggiungerà l'acme nel 1081 con la battaglia di Durazzo, si incontrano e scontrano con questa cultura, non fanno altro che in qualche modo ritrovarsi di fronte a quelli che erano effettivamente dei loro cugini, perché costoro provenivano dalle stesse terre dalle quali provenivano coloro i quali avevano colonizzato la Normandia. E questo è veramente un incontro-scontro, un incontro di culture ed uno scontro che arriva anche a toccare dei termini di carattere religioso. In che senso? Entrambe le popolazioni, naturalmente, o meglio, entrambi gli eserciti, sia quello normanno che quello variago, avevano attinto al cristianesimo, ma a un cristianesimo diverso, perché i normanni diventano i campioni del cristianesimo latino, mentre i bizantini diventano i campioni del cristianesimo orientale, del cristianesimo ortodosso, di quello scismatico, che in qualche modo li rende avversari dei normanni, che invece saranno notoriamente, già dai tempi di Roberto il Guiscardo, alleati fedeli del papato. Quindi c'è questo incontro e scontro fra culture che appunto, non pur essendo cristiane, servono sicuramente intatto ancora a livello archetipale quella sorta di approccio crepuscolare che era tipico e confacente ad una religione pagana come quella appunto che fu dei padri dei Normanni e dei padri dei Variaghi. Nonostante il cristianesimo, sia i Normanni che i Variaghi continuano a conservare delle consuetudini che li avvicinano al mondo pagano. Tra i Variaghi ci sono alcune cerimonie delle quali chiaramente non vi parlo perché vi dovete leggere il libro, che ricordano molto il loro imprinting pagano. I Normanni stessi attingono ancora a degli elementi archetipali piuttosto forti. Molto semplicemente, per essere più chiari, parlando della battaglia di Hastings nel 1066, oltre al Vexillum Sancti Petri, che viene donato dal pontefice a Guglielmo il Conquistatore per propiziare la vittoria sul campo di Hastings, i Normanni portano lo stendardo del corvo. Ora, studiosi sicuramente più illustri e più eminenti del sottoscritto hanno sostenuto che si trattasse di stendardi conservati gelosamente dall'epoca vichinga e che i Normanni avevano portato sul campo di battaglia per sicurezza, perché avevano sì la bandiera data dal Papa, il vessillo benedetto del pontefice, però strizzavano in qualche modo da un altro lato l'occhio ad Odino. Nel 1047, un altro episodio significativo che la dice lunga su quello che poteva essere l'imprinting ancora profondamente pagano, o meglio criptopagano, ci riviene da un episodio che ha a che fare con una fronda, con una ribellione che Raoul Tesson, un nobile normanno,
conduce contro il duca Guglielmo, appunto Guglielmo il Conquistatore. Si parla di questa battaglia, Val de Dium si chiama, una battaglia, più che altro una scaramuccia, se così possiamo dire, una scaramuccia con un po' di uomini, ma una scaramuccia, nella quale Raoul Tesson, durante il primo scontro, grida Thor Aie o Thor Aide, cioè Thor assistimi, anziché nominare naturalmente il nome di Dio, no? O meglio, chiamare Dio a sé per la battaglia. Dall'altra parte, Guglielmo il Conquistatore risponde Deus Aie, cioè Dio assistimi. Molto probabilmente il racconto è leggendario, sicuramente condito da parte del cronista di elementi che vogliono in qualche modo stigmatizzare la condotta di Raoul Tesson ed evidenziare invece la condotta pia di Guglielmo il Conquistatore. Ma al di là della veridicità del fatto, ciò che a noi interessa ed è fondamentale è il fatto che ancora nel 1047, cioè in un'epoca profondamente cristianizzata, ci siano delle sacche dell'aristocrazia, che quindi si riconoscevano in un ethos sicuramente pre-cristiano, che inneggiano al dio Thor, e che i normanni fossero effettivamente piuttosto fieri delle loro origini, non tanto franche, ma quanto nordiche, ce lo testimonia lo stesso Snorri Sturluson, il quale scrive tra il 1220 e il 1230 l'Heimskringla, è un testo nel quale si parla della spedizione, del pellegrinaggio che Sigurd, re di Norvegia, avrebbe condotto in Terra Santa. Bene, parliamo del 1009. La cosa interessante è che Snorri racconta che Sigurd si ferma per un certo periodo di tempo ospite di Ruggero, il conte Ruggero, in Sicilia. E al settimo giorno di banchetti e di festeggiamenti in onore di questo illustre ospite che proviene dalla Norvegia, il re in persona fa sedere su uno scranno il Ruggero, e gli prende la mano e in qualche maniera gli offre una sorta di investitura a sovrano non solo della Sicilia ma dell'Italia meridionale tutta. Questo passaggio è piuttosto interessante perché testimonia che, nonostante tutto, ancora nel XIII secolo esisteva la percezione di una conquista del meridione d'Italia che era stata portata a termine sì da normanni, sì da uomini che avevano un forte imprinting franco, ma da uomini che conservavano ancora fortemente un collegamento con quelle radici nordiche, quindi boreali e scandinave, che avrebbero caratterizzato la conquista del meridione. Anche le stesse tecniche di combattimento, di battaglia, o meglio di blitzkrieg, se possiamo utilizzare un termine più vicino a noi per fare comprendere un po' quali erano, diciamo, le metodologie di combattimento normanne, sembrano mutuate pari pari da quelle che erano le tattiche di combattimento dei vichinghi. I normanni arrivano, devastano, distruggono, prendono prigionieri i cristiani e li schiavizzano, proprio come facevano i vichinghi. E la tattica è una tattica del terrore, finalizzata fondamentalmente a instillare nelle genti una paura tale da inibire qualunque reazione al loro modo di fare. Oltre a questo, è interessante considerare che i normanni che giungono nel meridione d'Italia non devono essere considerati un monolite, perché si tratta di bande che giungono progressivamente nel meridione d'Italia con flussi migrazionali che sono piuttosto dilatati nel tempo, e badate bene che non arrivano soltanto agli albori dell'anno 1000, ma diluiscono il loro ingresso nel meridione d'Italia anche nel XII secolo. Sappiamo, ad esempio, che alcuni normanni giungono verso la seconda metà del XII secolo, o meglio, a cavallo fra la prima e la seconda metà del XII secolo, nel sud Italia per stanziarvisi. E questo è importante perché significa che questo flusso migrazionale continua. Ma il primo flusso migrazionale, quello dei combattenti, è, diciamo così, interessante per un semplice motivo, perché arrivano organizzati in bande che riconoscono un capo carismatico
E questo capo carismatico non soltanto è responsabile di quelle che sono le azioni dei normanni stessi, cioè di quelle che sono, diciamo così, le imprese guerresche e di saccheggio portate avanti, ma è responsabile ad esempio del bottino ed è lui a distribuirlo fra gli uomini, proprio come facevano ab antico i vichinghi. E quindi conservano questo imprinting ancora molto forte. Il capo, in ambito normanno, non viene poi riconosciuto ex nobilitate, ma ex virtute, ovvero sia diventava un capo colui il quale dimostrava militarmente di essere più valoroso e più in grado di mostrare attitudine al potere di altri. Lo stesso Roberto Guiscardo si imporrà non solo per le sue eccezionali doti di combattente e di stratega, ma soprattutto perché è un politico. Quando nel 1072 conquista Palermo, con un'azione che sarebbe sicuramente degna del migliore stratega contemporaneo, intelligentemente non ordina alcuna rappresaglia nei confronti dei saraceni che gli avevano resistito, anzi garantisce loro il rispetto completo e totale della libertà di culto, e questo consentirà a Roberto e Guiscardo di tenere queste popolazioni pacifiche per anni. Non ci saranno ribellioni, non ci saranno rivolte, perché la sua amministrazione sapiente saprà dosare la spada e nello stesso tempo anche il guanto di velluto con cui accarezzerà queste popolazioni. Altra cosa importante che avvicina i normanni ai vichinghi è che i normanni hanno sempre mantenuto una società aperta. Il Malaterra ci racconta che nei primi tempi in cui queste bande giungevano nel meridione d'Italia, i normanni usavano molto spesso portare nei loro gruppi armati popolazioni, persone appartenenti alle popolazioni locali, in genere malfattori, perché avevano necessità naturalmente di spade, però la loro capacità era quella di integrare, non quella di sentirsi effettivamente un'elite. E questo è stato un altro grande segreto, è stato il segreto dell'assimilazione delle culture che essi hanno trovato. Non soltanto le hanno assimilate, ma le hanno, diciamo così, fagocitate, spolpate, e tutto ciò che queste culture potevano dare loro sono riusciti in qualche maniera a farlo fruttificare. Del resto un regno come il Regno di Sicilia, che nasce nel 1130 per volontà di Anacleto II, che avrà come primo sovrano Ruggero II, era un regno all'interno del quale i sovrani avevano in qualche maniera obliterato quella componente nordica e scandinava per abbracciare una visione maggiormente mediterranea del concetto stesso di normanitas. Il termine normanitas dice un po' tutto e dice niente, è una specie di contenitore, quasi una koinè che vuole descrivere un popolo polimorfo che non ha delle attitudini monolitiche, ma è un popolo che si adatta a ciò che trova, lo assimila, lo trasforma e lo usa a proprio uso e consumo. L'ultima parte del libro, adesso io chiaramente faccio un discorso a volo d'uccello perché sarebbe naturalmente impossibile condensare in pochissimo tempo i contenuti di cui stiamo discutendo. L'ultima parte del libro è dedicata all'esame meticoloso di quelli che sono gli armamenti, di quella che fu l'evoluzione della panoplia normanna, e arriviamo poi ad esaminare alla fine la composizione degli eserciti normanni, che da normanni, cioè da eserciti che composti esclusivamente da homines boreales, diventano eserciti compositi, all'interno dei quali puoi trovare persone che provengono dalle diverse etnie che i normanni trovano nel meridione d'Italia, ovvero longobardi, bizantini, gli stessi saraceni. Il testo in qualche modo si conclude con questo racconto che diventa un po' la summa della conquista, il racconto della conquista di Palermo. Diventa la summa per quale motivo? Perché è una guerra, è una conquista
che viene fatta non dai normanni intesi come elite militare proveniente dalla Normandia, ma dai normanni che inglobano nel loro esercito uomini che provenivano appunto dalle diverse etnie, come dicevamo prima, longobarde, saracene e bizantine, saracene perché lo stesso Ruggero il Gran Conte aveva alle sue dipendenze dei saraceni che gli erano peraltro fedelissimi, e diventa quindi una summa culturale di una guerra che viene condotta non più per favorire un popolo straniero, ma per favorire un popolo, quello normanno, che si apprestava a diventare autoctono. Non un popolo straniero, ma un popolo che intendeva conquistare per rimanere, per gettare delle radici e per creare una cultura autoctona che li avrebbe caratterizzati in maniera determinante, li avrebbe distinti assolutamente dai normanni della Normandia e dai normanni dell'Inghilterra. Narrazione sulla quale staremo veramente ore, perché la conquista normanna del Regno di Sicilia, ma non solo, di tutta l'Italia meridionale, è qualcosa che ci ha toccato da vicino e che ha lasciato tracce decisamente preziose, sia artistiche, culturali, ma anche poi dal punto di vista delle tecniche militari. Insomma, hanno ripreso la Sicilia agli arabi, potremmo parlarne veramente per un'infinità di tempo, ma a questo punto noi abbiamo una sorpresa. Abbiamo il colpevole di tutto quanto, cioè l'editore. E quindi io sono felice di dare la parola a Enzo Valentini, titolare di Penne e Papiri, che ha pubblicato il libro di Christian. Ciao Enzo, benvenuto. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ciao Christian, grazie dell'invito. In genere nelle presentazioni dei libri l'editore è sempre tenuto da una parte, che ha fatto il lavoro, adesso la promozione spetta all'autore. Però le piccole editrici come la mia, che è piccolissima, che però hanno un concetto di editoria che è fuori di quelle logiche di mercato delle grandi major, che cercano gli argomenti quasi porta a porta, o perlomeno attraverso una rete di conoscenze e di collegamenti. E con Christian ci conosciamo ormai da credo 30 anni, da quando facevamo parte insieme della Libera Associazione dei Ricercatori Templari. Poi ci siamo sentiti per altri motivi. Nel 2009 ci siamo rincontrati a un convegno a Cardiff sulle crociate e sugli ordini militari, e da lì la collaborazione è diventata sempre più stretta, perché nel 2011-2012 Christian, prima da solo e poi insieme a Nadia Bagnarini, ha curato due numeri della miscellanea Deus Vult pubblicata da Penne e Papiri. Poi Penne e Papiri ha pubblicato un altro piccolo volume di raccolte in cui c'era Christian, c'era Pino Maddalena, Nadia Bagnarini e il sottoscritto sui templari nel centro Italia, nel centro sud dell'Italia. E poi con Christian ho già pubblicato anche L'arrivo dei Normanni in Italia, quindi intanto per avvicinarci un po' al tema che abbiamo alla novità, era i templari nel regno di Sicilia. Questo pubblicato appena adesso, uscito da 15 giorni, sui Normanni e la guerra, rientra in una logica della casa editrice, che è quella di essere divulgazione alla portata di tutti, quindi non a temi troppo accademici o comunque nelle forme troppo accademiche, ma con
direzione verso le persone, verso gli appassionati, che non vogliono le quattro tradizioni, ma vogliono approfondire sempre di più. In più, il filone che sta prendendo la casa editrice da qualche anno è diretto alla rievocazione storica. Cioè, che vogliono nei libri tutte le informazioni che possono essere utilizzate per la ricostruzione storica, per una ricostruzione filologica della storia, in modo che quando poi le persone partecipano a degli eventi, a delle rievocazioni, appunto, non facciano le pagliacciate. La casa editrice, noi come casa editrice nel catalogo abbiamo 3 libri sul mangiare del Medioevo, 2 libri sul vestire, quindi anzi, uno proprio 15 giorni fa, no, forse una settimana fa, sull'abbigliamento femminile del 400, con tanto di riferimenti a freschi, statue e dipinti. Quindi c'è anche tutta la ricerca iconografica. Quindi abbiamo un manuale per ricostruire la palestra, uno per ricostruire gli archi di vario tipo. Quindi sono, e quello di Christian, oltre a quello che ha spiegato lui sulla importanza dei Normanni nel meridione d'Italia, rientra in questo filone della casa editrice, perché la seconda parte è appunto la descrizione delle armi, la descrizione delle tecniche di combattimento, ma non solo descrittiva, anche raffigurata con delle fotografie degli evocatori. Quindi ritorniamo al mondo di cui parlavo prima, con un inserto a colori di 8 pagine in cui le armature, le armi, le cotte di maglia vengono fotografate nel dettaglio, in modo che c'è la possibilità di fare anche una ricostruzione più attenta. Ma c'è anche tutta una parte di riferimenti di capitelli, di chiese, archi, statue, archi rampanti, statue, tutto quello che è un materiale iconografico di quell'epoca, quindi non c'è niente di inventato. E quindi con i testi dei cronisti ancora esistenti, punto, e si può fare anche un discorso di ricostruzione corretta di quello che era il mondo, in questo caso normanno, ma poteva essere in genere medievale, secondo gli argomenti che si stanno trattando. Ecco, questa è in pochi versi la filosofia della casa editrice. Attenta, noi pubblichiamo molto poco come numeri di titoli, però quei titoli che pubblichiamo sono scelti con accuratezza, non solo l'argomento, ma anche le persone che le scrivono. Devono essere persone che prima hanno metabolizzato la materia per poi riproporla agli altri. Quindi non sono persone che si alzano la mattina, come si dice da noi, e scrivono 4 cose buttate là. Insomma, e Christian, dopo 4 libri che ho pubblicato, vado tranquillo, potrei pubblicarne chissà cui tanti altri autori. Ecco, grazie dell'attenzione che vorrete dare non tanto alla casa editrice quanto al libro di Christian, perché veramente questo è fatto, è veramente un bel lavoro. Però è l'oste che lo dice, quindi ha il valore che fa. Grazie a tutti. Grazie Christian e grazie Maurizio. Bene. Grazie a te, insomma. Bene, 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 bene. Direi che con questa sorpresa finale possiamo terminare. Vi ricordo che potete rivedere il video sul canale YouTube di Italia Medievale. Lo trovate anche sul sito www.italiamedievale.org. Un carissimo ringraziamento a Christian Guzzo, autore dei Normanni e la guerra, a Enzo Valentini, editore. E arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. 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 La bellezza se o piede nato chi preso pia.
bene grandolur. Saper lui demande figlie cavevo, volevo mari, mari, mari.